Benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio proporvi qualcosa di spettacolare. Torta gassetta di frutta. Questo è un dolce che è spopolato sul web, adatta per ogni occasione. Ma andiamo a vedere come prepararla. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questo dolce sarà della pasta frolla, vi metterò sotto il link in descrizione, 250 g di mascarpone, 500 ml di panna da montare fresca e una bustina di vanillina. Per prima cosa vado a preparare la farcia, quindi metto il mascarpone, la vanillina, e inizio a sbattere con le fruste. Adesso aggiungo la panna e inizio a sbattere. E la nostra farcia è pronta. Adesso la mettiamo da parte e andiamo a stendere la frolla. Dopo aver disteso la pasta frolla, posiziono 5 savoiardi e ritaglio la misura che mi servirà per fare i lati della cassetta. Ce ne serviranno due di questi. Da questi due rettangoli vado a tagliare in questa maniera . Aggiustiamo la stessa cosa facciamo con l'altro. Adesso andiamo a fare la parte più lunga, quindi mettiamo 4 savoiardi in questa maniera e andiamo a ritagliare. Ce ne serviranno 2 di questi. Thank you.
Questi sono i pezzi che ci serviranno. Ho aggiunto anche delle decorazioni, sempre con la pasta frolla, in forno a 180 gradi per 10 minuti. Dopo che lo tiriamo fuori dal forno, lo lasciamo raffreddare completamente. Andiamo a creare la base del nostro dolce. Quindi andremo a posizionare 10 savoiardi dentro il vassoio. In questa maniera. Adesso vado a mettere la farcia sopra. Posizioniamo altri savoiardi sopra. Altro strato di farcia. Con una spatola andiamo a livellare il di sopra e andiamo a mettere un po' di farcia anche nei laterali. Ecco come dovrà essere. Adesso passiamo all'assemblaggio del nostro dolce. Quindi prendiamo la parte più lunga, delicatamente, senza fare rompere il biscotto, lo appoggiamo così. In questa maniera. Adesso andiamo a decorare con ciliegie e fragole. La cassetta di frutta è pronta. Con un po' di cacao amaro in polvere e un goccino di acqua ho fatto le striature per dare l'effetto della cassetta. Ho aggiunto qualche fogliolina di menta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete rimanere aggiornati su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!